In diretta su Radio Linea numero 1, Radio e TV, sono in compagnia del ministro Francesco Lollobrigida. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. Siamo qui in uno straordinario monastero di matrice benedettina cistercense, nel quale si respira la tradizione ma anche l'innovazione, la volontà di garantire da parte degli agricoltori sostenibilità ambientale ma anche sostenibilità per loro di reddito e quindi anche educazione al buon cibo, che non è solo per noi italiani un carburante per andare avanti e sopravvivere, ma un modo di vivere bene che ci garantisce longevità. Peraltro siamo il popolo più longevo d'Europa, secondi solo al Giappone, nel mondo, e quindi dobbiamo preservare e difendere questo nostro modo di vivere, questa nostra civiltà, e anche possibilmente contagiare agli altri, per due ragioni: una di natura legata all'etica, generosità di voler fare del bene, ma anche per natura economica, perché valorizzare la qualità significa rafforzare il sistema Italia. Senta, per quello che riguarda l'agricoltura in Italia si potrebbe fare qualcosa in più, e se qualcosa, che cosa? Si può fare sempre di più, però il nostro governo ha raddoppiato le risorse all'agricoltura. Mai nessun governo ha investito così tanto su quello che ci dà buon cibo. Vale per l'agricoltura, vale anche per la pesca, che sono due elementi imprescindibili che devono essere considerati insieme, così come abbiamo fatto nel nostro G7, per la prima volta aperto alla pesca. L'agricoltore non deve essere considerato solo un imprenditore, ma un custode dell'ambiente. Senza l'agricoltura viene giù tutto. Se non possiamo intervenire più di tanto sul cambio climatico, possiamo però intervenire sugli effetti collaterali che questo produce, e il miglior difensore, quello che tra virgolette costa meno, è proprio l'agricoltore. Grazie ministro per essere stato con noi. Grazie, buona giornata.